Benvenuti a tutti su Meteocroane. Eccoci pronti per un'altra previsione del tempo. Vi mostro come sempre la cartina dei dati della Lombardia delle stazioni. In particolare andiamo a guardare le nostre tre stazioni del parco delle Groane. E vedete le minime, abbiamo avuto meno 2,1 a Bollate, 0,2 a Cesate, meno 2,4 a Ceriano Laghetto. Le massime più 7,9 a Bollate, più 7,7 a Cesate, più 7,8 a Ceriano Laghetto. Direi temperature in media con il periodo dell'ultima decade di novembre. Questi dati sono relativi al giorno 27 di novembre. L'immagine del satellite, come sempre, guardate un bel colpo d'occhio, ecco cosa vediamo, che il campo di alta pressione ormai è stato rotto, vedete la perturbazione indicata dalla mia freccia, al quale è collegata naturalmente un centro di bassa pressione, si dirige verso un po' le nostre regioni centrali e anche meridionali, però un lembo ha un po' sfiorato anche tutte le nostre regioni. Abbiamo avuto anche qualche goccia di pioggia nel pomeriggio sera del 27 di novembre. Vediamo che ci sono le altre perturbazioni che stanno a nord, le nebbie molto persistenti sul nord-est dell'Europa, il tempo che comunque va cambiando. Il dominio anticiclonico non ci sarà più per i prossimi giorni. Intanto vi faccio vedere la carta delle temperature. Vedete come sono fredde le Alpi, come freddo anche l'Oltralpe, l'Austria e tutte le regioni del nord-est Europa. Anche la pianura padana è abbastanza fredda, mentre meno le regioni centro-meridionali. Le precipitazioni, vedete, ecco, sono relegate qui tutte proprio sulle Baleari, sulla costa est della Spagna, Barcellona, Valencia e anche un po', vedete, sul Tirreno. Precipitazioni che si dirigeranno verso il centro-sud Italia nei prossimi giorni. Intanto andiamo a vedere, proprio per vedere l'evoluzione del tempo, che cosa succederà per i prossimi giorni. Vedete la depressione qui sulla Spagna? Ecco qua, si muoverà, ecco, vedete, si muoverà verso il centro Italia, coadiuvata anche da questo secondo nucleo di bassa pressione in Atlantico, a largo del Portogallo e della Spagna. Vedete che poi il tutto sfuma nella giornata di lunedì, ma si ripresentano altre depressioni che vengono dal nord Europa e che agganceranno praticamente l'Italia, portando un marcato cambiamento del tempo. Vedete poi c'è la grossa discesa, quella che abbiamo detto ieri sera, che si conferma anche nei due run di oggi, nelle due missioni di oggi del modello. E vedete come scende questo corpo poderoso di bassa pressione, carico anche di aria fredda, che andrà proprio a colpire le nostre regioni anche del parco, almeno stando a quello che abbiamo oggi, così nella giornata dal 4 al 6, 7 anche di praticamente di dicembre. Naturalmente approfondiremo questa cosa perché è una cosa molto importante, è un cambiamento molto importante, lo approfondiremo man mano che ci avvicineremo all'evento, perché poi per la neve o per la pioggia dipenderà anche dalle termiche e praticamente dallo strato di aria che ci sovrasta per vedere se la pioggia potrebbe trasformarsi in neve oppure rimarrà solo pioggia e la quota naturalmente della neve. Ne parleremo nei prossimi bollettini. Intanto vi faccio vedere la carta al suolo per il giorno 28 di novembre. Vedete, l'alta pressione ormai si è confinata a nord, la bassa pressione entra nel Mediterraneo centrale, la perturbazione connessa prosegue verso est. Ecco la previsione per i prossimi 3 giorni. Il 28, sabato 28 di novembre. Un cielo che è parzialmente nuvoloso, qualche tratto anche coperto, più 3 la minima, più 9 la massima. La domenica 29, la stessa fotocopia di sabato, parzialmente nuvoloso tutto il giorno, un po' meno forse al mattino, più 1 la minima, più 11 la massima. Lunedì 30, coperto al mattino, poi si apre un pochino tra pomeriggio e sera notte, più 1 la minima, più 9 la massima. Come vedete, cielo che comincia a coprirsi di nuvole, non sarà più sereno, proprio per questo cambiamento che sta cominciando ad avvenire. Bene, vi ringrazio per l'ascolto di questo bollettino, vi auguro un sereno sabato 28 di novembre, ci vediamo al bollettino di domani. Arrivederci.